Denver! Denver! Conosco un dinosauro simpatico che è arrivato fin da noi e non so il perché. Dalla preistoria è giunto fino a noi il nostro amico Denver, eccolo qua. Denver, il dinosauro più verde che c'è, con gli occhiali e il musino che gigante è. Dal Pavuoli, Casey, Mario e anche Margot vivono con te l'avventura insieme a me. Denver, senti un furbo e simpatico, il dinosauro verde più dinamico. Mangi patatine, sei magnifico, sei un bel amico, fantastico. Parli in modo strano e te ne vai, con la chitarra sei una grande star. Ami la natura proprio come noi, sei un dinosauro. Aiutare Chet al lavaggio per auto. Con quei soldi ci siamo potuti permettere questa vacanza. Sì, è davvero fantastico. Non avevo mai visto tanti alberi tutti insieme prima d'ora. Ah, niente più bello della dura vita di montagna. Margot, dimentichi che dormirai in un comodo e morbido letto nel capanno dei tuoi. Questa non puoi chiamarla vita dura. Stai scherzando? Nel capanno non c'è neanche una presa di corrente per il casco elettrico. Avanti, Chet. Lasciamo in pace i ragazzi mentre scaricano il furgoncino. Sarà dura. Da come faticava il furgone venendo su, direi che saranno 10 quintali di bagagli. Ora puoi venire fuori. Sicuro? Sì. Oh, un mostro! C'è un mostro! Non aver paura, Denver! Quello è soltanto uno scoiattolo! Coraggio, ho letto le istruzioni 3 volte, penso che dovrebbe essere facile. Bisogna soltanto infilare i ganci dei paletti nei corrispondenti anelli e bisogna farlo ad una distanza regolare. Cos'è questo? Grazie, Jeremy. Sono proprio contento che tu non mi abbia insegnato ad allacciarmi le scarpe. Avrei impiegato almeno 5 anni per imparare. Già, da solo ne avrebbe impiegati 3. Che carina la tendina! Questa tenda non mi sembra montata bene. Vabbè, in fondo possiamo dire che le abbiamo dato uno stile piuttosto personale. Chi entra per primo? È meglio che entriamo tutti quanti insieme. Sì, certo, venite. Guardate com'è spaziosa. Ma non avremmo dimenticato di mettere un paio di paletti? Ehi, cos'è stato questo rumore? Quale rumore? Ora te ne accorgerai. Bravo! Via, presto! Cos'è successo alla vostra tenda? Niente, Margot. Stavamo solo decidendo se montarla adesso oppure più tardi. Ehi, Chet, a proposito, ho sentito che tu sei veramente un mago a montare le tende da campeggio. Che stanchezza. Sei pronto per l'escursione? Oh, no. Margot, mi spieghi perché hai riempito in quel modo il tuo zaino? Non ce la farai a portarlo. No, quello è il tuo, sciocco. Il mio è questo. Ah, scusa se te l'ho chiesto. Vuoi dire che i pesci mangiano davvero i vermi? Certo, aspetta e vedrai, ne vanno pazzi. Uffa. Che noia. Niente, neanche un pesciolino. Chissà, forse i pesci hanno già preso la loro razione di vermi nel negozio dove li abbiamo comprati noi. Ma forse ho preso qualcosa. Ehi, guardate, credo che abbia abboccato. Che succede alla mia coda? Jeremy, che cosa devo fare? Stringi la frizione, poi mantieni in tensione la canna in modo da tirare sul pesce piano piano, va bene? Ma non tanto da fare... Sì, d'accordo, amico. Ho già capito tutto da me, ecco. Ancora? Ma scommetto che peserà almeno 25 kg. O
Denver! Ora basta! Libero! Oh, oh. Molto divertente! Sentite, ma che ne direste di lasciar perdere e farci una bella nuotata? Che pacchia! Ehi ragazzi, Chet e io abbiamo qualcosa da mostrarvi! Oh oh, stanno arrivando Margot e Chet! Dobbiamo nascondere subito Denver! Salve Chet, come va? Hai pescato tutti quei pesci? No, li ho presi io. Ma Margot, avevi detto che non hai mai pescato in vita tua, com'è possibile? Certo, è vero, ma dato che avevamo finito le esche, ho provato a usare i miei due orecchini. Ci vediamo al campo, ragazzi! Avanti, Chet, andiamo al villaggio a fare un po' di spese. Ma guarda, e io che credevo che ai pesci piacessero soprattutto i vermi. Oh no! Denver non c'è più! Buongiorno signore e signori, sono Morto Fitzbeck, vostra guida in questa escursione nella natura selvaggia. Stai fermo bambino, non ho ancora finito il mio discorso. Come stavo dicendo prima, ho una vastissima esperienza nel mondo della natura, perché recentemente ho esplorato a fondo l'entroterra dell'Australia. Capo, racconta ai signori come ci hanno rinchiuso in quella cassa al posto di... No. Zitto tu! Dunque, dicevo, immagino che vi starete chiedendo perché non ho seguitato con la carriera di impresario di famosi cantanti rock. No, veramente no. Vedete, ho deciso di tornare al mondo della natura per un po' lontano dalla frenetica vita di Hollywood. Almeno fino a quando non sarà chiarito definitivamente uno spiacevole malinteso con la legge. Ricorda, Fitzbeck, non voglio più che per ingannare i turisti tu inventi quelle storie assurde come la frottola degli UFO che atterrano sul lago. Quando la fortuna ti abbandona ti danno tutti addosso. Che pace. Una tromba marina! Sapete, ci sono molte cose aiuto! Affascinanti da vedere qui al lago perduto. Aiuto, aiuto! Che cos'è quell'affare nell'acqua? Aiutatemi! Non lo so, sembrerebbe una specie di serpente marino. Dunque, come stavo dicendo? Cosa? Un serpente marino? È fogo! Io sono Dende! Denver, dove sei? Aspettate, avete sentito? Sembra gente che grida dall'altra sponda del lago. E questo potrebbe voler dire che hanno visto Denver. Andiamo! Sbrighiamoci! Che cosa hanno da urlare? Forse c'è un mostro da queste parti. Mamma Saura! Ciao piccolini! Non preoccuparti, amica mia. Per il tuo bene devo riportarti nelle zone più alte della montagna. Lo portano via. Seguiamolo. Oh, poverini. E forse la loro mamma e hanno paura. Venite con me, ci pensa papà Denver. Il mostro del lago perduto, che trovata geniale, ragazzi! Ehi, ma dove si è cacciato? Mi scusi, signore, potrebbe dirci che cosa sta succedendo? Abbiamo sentito gridare. Può sembrare assurdo, ma abbiamo visto un mostro nel lago. Ha tirato fuori la testa con l'aria baldanzosa e poi è scomparso di nuovo. Mi scusi, signore, per caso ha notato se quel mostro portava occhiali da sole e stava sdraiato su un gommone? Oh, ma che cosa dici? Mi fai male. Occhiali da sole e gommone? Ah, ho capito. Vi state prendendo gioco di me. Andate a chiederlo alla nostra guida turistica, Morton Fitzbeck. Morton Fitzbeck? Mi chiedo se è lo stesso losco individuo che ha rapito Denver per farlo esibire in un concerto rock. Quanti Morton Fitzbeck credi che possano esistere? Sicuramente almeno uno di troppo. Il gorilla gigante. Cosa? Guardate, queste sono le sue orme. Sono le orme di Denver. È strano. Sembra che seguano queste tracce di pneumatici lungo la strada. Forza,
vediamo dove portano. No, penso che faremo prima a tornare al campo e a chiedere a Chet di portarci col suo furgoncino. E allora dobbiamo sbrigarci. Bisogna assolutamente trovare Denver prima di Morton Fitzbeck. Andiamo. Preso. Anche te. Ciao. Chet, devi accompagnarci in un posto col tuo furgoncino. Mi dispiace, Wally. Si è rotto mentre tornavo qui dopo aver riportato Margot dai suoi genitori. Ah, fantastico. Che cosa facciamo adesso? Tranquilli, nessun problema. A che ci serve una macchina? Non capisco. Vedete? Allora, per caso c'è qualcuno di voi che ha un'idea, ragazzi? Sembra proprio che non potremo cercare Denver fino a domani. Ma guarda un po'. È proprio il vecchio amico Denver, l'ultimo dinosauro. Avrei dovuto immaginarlo. È esattamente il genere di attrazione di cui ho bisogno per richiamare i turisti. E più turisti occorreranno, più soldi nelle mie tasche. E ora facciamoci un po' di pubblicità. Pronto, parlo con la stazione televisiva Telecinestar. Volevo comunicarvi che ho la notizia del secolo e sono disposto a concedervi l'esclusiva assoluta. Si tratta del mostro del lago perduto, di cui prestissimo entrerò in possesso. Eccoci arrivati, amica mia. Qui sei lontana dai campeggiatori e dal loro cibo, che non è adatto a te. Spero proprio che a Denver non accada niente di male fino a domani. Oh, stai tranquillo. Nessun animale selvatico oserà dare fastidio a un dinosauro. Spero che non daranno fastidio neanche a noi. Cos'è stato? Probabilmente è un innocuo scoiattolo. Sarà? Ma veramente quella non mi sembra proprio l'ombra di un innocuo scoiattolo. No, questa la prendo io. No, questa io. Questa io. Prendo questa. Siamo di addosso. State pronti. Sì. Salve ragazzi, che succede? Salve! Come va? Niente, stavamo soltanto... Funzionava. Sì, già, esatto. Oh, mamma Saura, che più girellona! Che botto! Fate la nonna e scordatevi tutto, che papà Denver vi tiene all'asciutto. Fate la nonna, fate la nonna. Accidenti, mi avevano detto che i grilli si fanno sentire, ma questo è veramente troppo. Già, sembra proprio di trovarsi nel bel mezzo di un'autostrada. Ma che succede qui? È peggio che essere in città. Ragazzi, credo di avere il quadro della situazione. Guardate. Ma è terribile. Era un posto così silenzioso e tranquillo. E questa non mi sembra la cosa peggiore. Date un'occhiata lì. Naturalmente sono io quello che ha visto quel terrificante mostro per primo. E sono anche l'unica persona che è riuscita a fotografarlo. E ha un'idea di dove si trovi attualmente il mostro, signor Fitzbeck? Ma certamente, sto aspettando il momento giusto per esporlo al pubblico. E che cosa mi dice del gorilla gigante? Ho la certezza che anche lui è da queste parti. Nel mio negozio di souvenir sono ora in vendita i calchi delle sue orme smisurate, oltre naturalmente al modellino del gorilla e a quello del mostro del lago. Queste sono le ultime notizie. Qui è Marcia Myler, della rete televisiva Telecine Star. Voi credete che sappia veramente dove si trova Denver? No. Non venderebbe modellini e calchi se avesse in mano un'attrazione da mostrare al pubblico. Dobbiamo fare qualcosa per liberarci di questa gente. Stanno sporcando dappertutto. Ragazzi, credo di avere un'idea proprio formidabile. Avanti, avvicinatevi. Ottima trovata, Mario. Avanti, è il momento di agire. Sì. Tutto pronto? Sì. Sai, Wally, non riesco ancora a capire questa faccenda di seguire le tracce degli animali. Mi sembra uno strano compito da assegnare a scuola. Beh, conosci quella nuova branca della matematica scoperta qualche anno fa? Sì.
Beh, anche questa qui è una nuova scienza. Oh, certo, ora ricordo che ne ho sentito parlare. Quello lì è uno degli amici di Denver. Ho il sospetto che ci porterà dritti dritti dal dinosauro. Ma al Ranger non dispiacerà che abbiamo preso in prestito il suo furgoncino? No, è per favorire la conservazione della specie. Avanti, andiamo. Allora vuoi che adesso segua quei ragazzi, capo? No, Einstein, voglio che ci guetti come un uccellino. Va bene. Vai! Ecco fatto. Dovrebbe essere all'incirca... Così, perfetto. Dunque, vediamo. Direi che la testa di Denver è presa poco così, non ti pare? Già, però non mi sembra molto somigliante. Ah, se avessi seguito più attentamente le lezioni di tecnica. Mario, per favore, fammi vedere i tuoi piedi. Ma che te ne fai dei miei piedi, eh? Un modello per le orme del gorilla. Ci stiamo avvicinando. Sono sicuro, lo sento, Tenetevi forte, Fermati, Jet! Perché? Hai visto qualcosa, Wally? Senti, Jet, la montagna non ti fa sentire molto più romantico? Caro. Denver, non sai come sono felice di vederti. Ma perché sei scappato? Guarda qua. Due orsacchiotti. E dov'è la madre? Vorrei saperlo anch'io. La sto cercando. Ah, ho capito. Li stai aiutando a trovarla. Tombola, là c'è il nostro vecchio amico Denver. E ha anche un paio di orsacchiotti con sé. Oh, che carini devono essere. Posso vederli, capo? Smettila di fare il sentimentale. Dobbiamo pensare ad un modo per catturare quel dinosauro. Che cosa stai ruminando adesso? Avanti, dammela. Caspita. Ma questa qui è una scatola di cibo per orsi. Ho trovato la soluzione. Ragazzi, sono o non sono un vero genio? Bravo! Quello che stai facendo è molto bello, Denver. Papà, Denver. Ma è pericoloso per te andare in giro in questa maniera, facendoti vedere da tutti quanti. Dobbiamo trovare al più presto un modo di riportarti al campo. Dove sono? Vado a cercarli. Denver, aspetta! Su, venite fuori! Oh! Per tutti i fossi! Denver! Oh no! Grazie, ragazzo! Ci rivedremo al campo quando presenterò al pubblico il mostro del lago perduto! L'ho visto, è proprio lui, il mostro del lago, è laggiù! Lo vedo, eccolo! È laggiù! È un mostro! Vieni dalla nostra parte! Bisogna fare qualcosa! Non ho mai visto niente di sì! È terribile! Ho paura! Ehi! Allora era solo un trucco! Sì, era un trucco! Ragazzi, credo che sia meglio che veniate subito a riva con me. Su, sbrigatevi! Signori, questo è il vostro mostro. Eccolo qui. Ho trovato questo ragazzo che passeggiava su e giù sulla riva del lago. Ed ecco qui il vostro gorilla. È meglio andarsene da questo posto. E noi che ci abbiamo creduto. Immagino che voi tre vi conosciate. Sì. E immagino che conosciate anche Morton Fitzbeck. Sì, signore. A dire la verità, noi lo conosciamo. Certo, lo sapevo. È stato Fitzbeck ad architettare questo piano, non è così? No, non rispondete. So che negherete ogni cosa. Questa è esattamente l'informazione. Ora potrò sbatterlo via di qui e per sempre. Che mascalzone. Costringere dei ragazzi a fare questa messa in scena. Bene, era ora. Ehi, gente, dove state andando? Ho catturato il mostro del lago. È qui, dentro il mio furgone. Piano, piano. Guardate, eccolo qua. È solamente un trucco come tutti gli altri. Sappiamo riconoscere un ragazzo mascherato da un mostro. Io me la sguaglio. Voi, fermatevi, non andate via. Vi prego, aspettate. E voi, piccole carogne. Uh.
Io veramente... Sai, io ti rispetto, posso assicurartelo. Sei fantastica, meravigliosa. Senti, aspetta, nessun rancore, capito? Non credevo che la dura vita di montagna fosse così dura. Bene, siete tutti pronti? Sì, pronti a partire. Ehi, Chet, grazie per averci portato qui. Ci siamo divertiti un mondo. Sì, Chet, è stato molto carino da parte tua. Ehi, guardate. Bene, sembra proprio che il nostro amico morto Fitzbeck abbia trovato una nuova occupazione. Pensate, tutto quello scompiglio perché la gente credeva che ci fosse un mostro da queste parti. Troppo divertente. È sempre divertente dove ci sono io, ciao! Bender! Bender! Conosco un dinosauro simpatico che è arrivato fin da noi e non so il perché. Dalla preistoria è giunto fino a noi. Il nostro amico Denver, eccolo qua. Denver il dinosauro